Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di loro, le Ut Pad, che sono dei controller arcade con delle caratteristiche veramente incredibili. Loro sono dei prodotti, come vedete, che non hanno un joystick ma solo tasti, sì, perché andremo ad utilizzare anche per i movimenti i tasti, quindi questo ci permetterà, ovviamente una volta presa l'abitudine nell'utilizzarli, di avere una risposta molto più veloce, sì, perché questi controller sono in grado di avere una risposta con la pressione dei tasti di un millesimo di secondo, quindi è veramente veramente veloce quello che andremo a fare nel tempo di reazione dato appunto al gioco che stiamo utilizzando. Tutta questa velocità è data da un processore che c'è all'interno di queste console, un ARM Cortex Dual Core, che gli permette appunto di avere questa velocità di risposta alla pressione veramente incredibile. Loro sono dei prodotti veramente ben fatti, qua abbiamo la G16 e qua abbiamo la T16, sono prodotti identici se non per le dimensioni, quindi questo appunto è una differenza che va valutata quando la si vuole acquistare. Se si vuole acquistare qualcosa di più importante come dimensioni dei tasti e di spazio di utilizzo o qualcosa di più compatto, allora si va ad acquistare la G16. Questi dispositivi sono compatibili con tantissimi device, quindi parliamo di computer Windows, parliamo di Nintendo Switch, parliamo di sistemi operativi Android e tutte le console retro game che contengono una Raspberry, quindi veramente compatibile con tutto, e sono compatibili anche con la PlayStation 4, anche se con la PlayStation 4 bisogna fare un passaggio di cui vi dirò dopo, che bisogna fare attraverso il sito una volta collegate per andare ad ovviare, ad aggirare un problema che hanno le PlayStation, cioè che fanno il controllo dei dispositivi che siano dispositivi certificati, quindi se i dispositivi non sono certificati la PlayStation dopo 8 minuti manda in blocco il controller che si sta utilizzando se non è un controller certificato. Allora bisogna aggirare questo problema con un sistema che poi si trova all'interno del sito, che poi vi farò vedere dopo la schermata, tanto per farvi capire. Allora, questi controller sono veramente di qualità incredibile, abbiamo uno spessore praticamente di un centimetro abbondante per quanto riguarda la struttura, che è tutta in plessiglass. Loro al suo interno hanno tutti i led sotto ai tasti, qua abbiamo quattro tasti, quelli del menu, dello start, dell'home, quindi tutti i tasti ovviamente di selezione. Qua abbiamo il tasto turbo che ci permetterà quando vogliamo avere la funzione sempre attiva di un tasto, e qua abbiamo un piccolo display OLED per quanto riguarda le informazioni generali. Qua abbiamo una porta Type-C che è quella che ci permetterà il collegamento con i vari device, e qua abbiamo una porta USB. All'interno della confezione troviamo un cavo di collegamento appunto ai vari dispositivi, quindi un cavo USB Type-C. Poi troviamo un kit per andare a sostituire i tasti. All'interno abbiamo già un tastino di ricambio con l'attrezzo per andare a rimuoverli, quindi basta rimuovere la copertura, si rimuove il tasto con il suo connettore che è ad incastro e si va a sostituire, quindi in maniera semplice si possono andare a sostituire anche i tasti. E poi troviamo questo manuale di istruzioni semplice, ma che ci dà la possibilità di capire come funzionano questi controller. Quindi qua abbiamo tutta la spiegazione dei tasti preimpostati, qua vedete abbiamo l'elenco di tutti i device con i vari tasti come vengono poi riportati all'interno di questa console. Qua a destra abbiamo altre spiegazioni di combinazione di tasti per fare delle scorciatoie preimpostate, e poi una cosa che è veramente interessante è questa web configurator. Cosa vuol dire? Che se noi andiamo a collegare questa console al PC tenendo premuto il tasto start, colleghiamo il cavo al nostro PC e digitiamo 192.168.7.1, nel piccolo display OLED vedremo le informazioni appunto di questo controller, e poi nella schermata che si andrà ad aprire nel PC potremo andare a configurare tutto, rimappare i tasti, modificare, cambiare la combinazione di colori, cioè dei LED, fargli fare transizioni diverse nei LED, ogni tasto può essere mappato in maniera diversa, ogni cosa è configurabile, cioè ragazzi veramente super completa questa possibilità, che la rendono veramente dei controller
pazzeschi. Loro sono ovviamente utilizzabili con qualsiasi gioco arcade. Cosa vuol dire? Che non bisogna avere all'interno del gioco un movimento di rotazione della testa, cioè perché loro possono andare avanti, perché loro hanno il comando di andare avanti, indietro, destra, sinistra, ma non c'è la rotazione della testa a 360 gradi, quindi non abbiamo un altro movimento. Quindi tipo nella Switch, io l'ho utilizzata con Super Mario Kart e funziona benissimo, non c'è il movimento della visuale a 360 gradi. Poi ovviamente funziona con tutti i giochi arcade, retro gaming, quindi lì è fantastica, è la morte sua, o anche i giochi su PS3 o PS4 o emulazione PS3, dove sempre si utilizzano i giochi appunto dove non c'è rotazione a 360 gradi della visuale. Un'altra funzione interessante che ha, che abbiamo anche la modalità tastiera. Tenendo premuto il tasto RT, cioè questo, adesso vi faccio vedere, tengo premuto il tasto RT, collego la presa Type-C e adesso il nostro controller sarà in modalità tastiera. Cosa vuol dire modalità tastiera? Per giocare a quei giochi in cui viene utilizzata la tastiera. Pensiamo a Call of Duty, chi non usa il joypad, la maggior parte delle persone usano la tastiera e il mouse, quindi avremo la possibilità di usare il mouse per il movimento appunto che utilizziamo in Call of Duty. Al posto di utilizzare i tasti della tastiera per gli altri movimenti, useremo questa controller, e questo è fantastico appunto per i tempi di reazione che abbiamo, la possibilità di configurazione dei tasti che possiamo dare appunto in base alle nostre esigenze, ed è una possibilità da non sottovalutare per chi è un fanatico di un gioco come Call of Duty, dove tutto gira intorno alla velocità e al tempo di reazione. E con questi controller, con un millesimo di secondo di tempo di reazione, secondo me è fantastico andare a sostituire la tastiera in questo gioco tipo Call of Duty o in qualsiasi altro gioco in cui siamo abituati a utilizzare la tastiera in abbinamento al mouse. Adesso volevo farvela vedere accesa, quindi vado a collegare la presa Type-C e vedete che si accendono i LED. Qua il display si è acceso, se io clicco i tasti mi fa vedere che tasto sto cliccando, mentre come avete visto poi prima il display va a modificarsi quando entriamo nelle impostazioni di configurazione, anche se nella telecamera magari si vedeva sfarfallare, è un problema di registrazione con le telecamere. Quindi un altro vantaggio da non sottovalutare con questi controlli UIT Pad della UIT 42. Poi un'altra cosa che volevo farvi vedere, che per andare a abbinare la console al tipo di device che dobbiamo utilizzare bisogna fare una procedura. Qual è la procedura? Se vogliamo passare per esempio all'utilizzo della Switch, basterà tenere premuto la lettera A, andare a collegare la presa Type-C e a questo punto il nostro device si andrà ad avviare in modalità Switch, mentre tenendo premuto il pulsante X e collegando la spina Type-C andremo in modalità Raspberry Android. Quindi in base al pulsante che terremo premuto, ovviamente la console deve essere collegata a quel device per quanto riguarda la presa USB, però prima di andare a collegare la presa Type-C del nostro controller dovremo appunto tenere premuto il tasto di abbinamento per quel device che stiamo per utilizzare. Un'altra funzione interessante che che abbiamo anche la modalità tastiera. Tenendo premuto il tasto RT, cioè questo, adesso vi faccio vedere, tengo premuto il tasto RT, collego la presa Type-C e adesso il nostro controller sarà in modalità tastiera. Però la modalità in cui si trova in quel momento la console l'abbiamo qua sopra nel display. Abbiamo la dicitura qua in alto che ci indica in che modalità è la console. Quindi nel caso non ci ricordiamo in che modalità l'abbiamo lasciata o in che modalità siamo in quel momento quando l'abbiamo connessa magari a un altro dispositivo, qua sopra nel piccolo display OLED abbiamo la dicitura che ci indica in che modalità si trova in quel momento il nostro controller. Questi controller sono disponibili su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione, spesso sono in offerta, il prezzo varia, possono andare dai 70 agli 80 euro, dipende poi dal modello, se è il G16, il T16, però il prezzo è molto altalenante su Amazon in base agli sconti che applica spesso Amazon, quindi il prezzo si aggira un po' intorno a queste cifre. E devo dire che ragazzi sono veramente dei controller incredibili, cioè con il processore che hanno all'interno abbiamo veramente dei tempi di reazione pazzesche. Adesso volevo farvi vedere acceso anche questa piccolina, giusto per farvi capire come è anche lei accesa, e guardate che bella che è ragazzi, è fantastica, eh?
Bellissima, questa qua piccola a me piace un sacco, più compatta, questa qua molto grande, molto importante come dimensioni, questa qua è fantastica, è veramente veramente bella bella. Quindi ragazzi, spero che questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione riguardante questi controller della UT42, veramente fantastici per estetica, tempi di reazione, materiali, costruzione, veramente ragazzi, prodotti incredibili, devo dire veramente veramente ben fatti. Prodotti di altissima qualità. E se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime e spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.